La suocera di Simone era ammalata e Gesù la guarisce prendendola per mano. Ecco cosa fa Gesù con noi, ci cura. E qual è la malattia da cui dobbiamo essere curati? Si chiama orgoglio, si chiama incapacità di capire il significato della croce. Ecco perché Dio ha mandato suo figlio sulla terra, per spiegarci qual è il significato della nostra vita. È una domanda che tutti devono farsi. Io posso essere curato solo se riconosco di aver bisogno di un medico. Io posso essere curato solo se riconosco la mia miseria, la mia incapacità da solo di capire il senso della vita. Perché di fronte alle fatiche, di fronte a quello che non coincide col nostro desiderio, noi ci ribelliamo, ci arrabbiamo. Se non capiamo il significato del sacrificio che ci viene chiesto, ecco che in noi nasce la rabbia. Gli altri sono cattivi, la realtà ce l'ha con me. Cristo è venuto e ci ha mostrato qual è la strada stretta. La strada si chiama croce. Prendere la croce sulle proprie spalle. E cosa vuol dire questo? Vuol dire capire il significato del perché io faccio quella fatica. Cristo da innocente è morto in croce, perché voleva salvarci. Cristo in croce ha donato se stesso per la nostra salvezza. Se noi capiamo questo, la nostra giornata diventa bellissima, diventa una bellissima avventura. Ma quanti sacrifici facciamo durante la giornata e non abbiamo la coscienza del perché le facciamo? Una mamma quante colazioni ha preparato, quante volte si è alzata prima degli altri a preparare la colazione? Qualcuno gli ha mai detto grazie? No, eppure lo ha fatto. Ma in quel gesto cosa diceva? Io vi voglio bene. Questo è il senso della sua fatica. Quando una mamma pulisce i bagni, pulisce casa, riordina, dentro quel gesto c'è un io vi voglio bene. E allora quando capiamo il significato di questa fatica, il significato dei sacrifici che ci vengono chieste, allora tutto diventa bello. Perché nel nostro cuore c'è il desiderio di essere voluti bene e noi rispondiamo volendo bene agli altri. E allora sì che la croce che ci viene chiesta può essere abbracciata, come l'ha abbracciata Cristo, come Cristo ha abbracciato la sua fatica, il suo sacrificio per offrire la salvezza a noi tutti, a ciascuno di noi, alla nostra miseria. E come ultime parole ha detto, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo aver passato la sua vita con noi si è reso conto che noi non sappiamo realmente ciò che facciamo. E abbiamo bisogno per questo di essere salvati. Abbiamo bisogno che qualcuno ci dia il significato delle fatiche che facciamo. E quando lo scopriamo, la vita diventa una bellissima avventura.